Ciao. Rise the sun, a host in the sky. Why? Stavo pensando quando mi sono convertita a 22 anni e tra le cose che ho scoperto è anche la castità e del fatto che ci fossero anche persone che vivono la castità oggi e ho iniziato anche proprio a viverla e mi ricordo che dentro di me pensavo: ma perché nessuno mai me l'ha proposta? Perché nessuno me ne ha parlato e mi ha detto: guarda, questa è una cosa che puoi fare nella tua vita e che ti può solo che far bene, ti può custodire te stessa, il tuo amore e il tuo futuro. In internet ho anche scoperto pian piano nel tempo tutta una serie di canali americani, di cattoliche ma anche di protestanti, che loro vivono la castità e ne parlano, ne parlavano e l'avevano deciso di viverla a 14 anni, 13 anni, ma persone, cioè ragazze normali come me, cioè normali, ma che avevano fatto questa scelta qua. Cioè, per me è stata una cosa cioè mi ha mandato veramente fuori, ma nel dire: ma perché io, ma se guardo anche alla mia generazione, io dico: ma perché nessuno ce ne ha parlato? Perché nessuno ci ha mai detto: guardate, tra le opzioni c'è anche questa, e questa vi va a custodire, vi va a mettere in una intenzionalità, tu e la persona che hai a fianco. Io penso, e penso ai miei coetanei, dico: ma cioè, quanto abbiamo sofferto? Ma quanto ancora dobbiamo soffrire? Cioè, ma perché? Perché agiamo tutte secondo un copione? Per cui è normale così? Devi far così? Se non fai così non sei normale? E questo è l'unico modo di vivere le relazioni. Ma questa è una bugia grande, cioè, no, fra una casa grande, fra tutto il mondo. Non è così, non è l'unica opzione. Quel copione lì, il copione che viviamo, che si vive normalmente, che è il copione, voglio dire, di qualsiasi telefilm, canzone e quant'altro, fa solo che male, si soffre come i cani. Voglio dire, non è che è la panacea di tutti i mali, ma veramente, veramente mette in ordine le cose, fa pulizia. E ok, chi ho di fianco? Lo conosco bene. Chi è? È un uomo, è uno che vuole stare al mio fianco a tutti i costi. Quanto è disposto a mettersi in gioco? Quanto è disposto anche a rinunciare per me? E io per lui? Quanto siamo disposti anche al sacrificio? Perché poi quando ci si sposa, cioè, sacrifici in tantissimi ambiti si devono fare. Cioè, poi comunque l'altra persona può cambiare, l'altra persona, cioè, il matrimonio cattolico infatti è pensato per essere indissolubile. La castità ti prepara e ti predispone un po' al fatto di dire: ok, io resto fedele a quella persona per tutta la vita. Cioè, non adesso com'è, vediamo il sentimento, poi con il piede fuori dalla porta, se qualcosa non va andiamo via. Cioè, non, come si fa? Si soffre tantissimo. Io mi ricordo che veramente mi sono arrabbiata, non so con chi, ma in realtà con tutte le persone che avrebbero potuto dirmelo e non me l'hanno detto, che c'è questa opzione. Poi sono libera, ognuno è libero, ma è possibile? È possibile? E io vorrei essere quella persona che dice alla me stessa e a chiunque altro ne ha bisogno che è possibile vivere nella castità oggi nel 2021.
qualsiasi anno sia l'anno in cui lo guarderai, guarderà, non lo so, stesso video, lo pubblicherò, ma è possibile viverlo ed è un qualcosa che metti in ordine. Tu vedi l'altra persona è disposta, anche se magari non lo condivide, non lo capisce, però pur per te lo fa. Poi comunque un tempo limitato, cioè voglio dire, poi ci si sposa, è tutto, cioè vedi che mette tutto in ordine perché poi ti proietta nel matrimonio. Allora poi, cioè, secondo me fa luce. Se non è disposto a fare questo sacrificio per un tempo limitato, allora poi quando gli capiterà magari ci si sposa, ma poi capita una... Ah, ma io ero così, Io prima di incontrare Cristo, per me era un fatto molto di sentimento, finché c'è sentimento, ok, se no poi non è la persona giusta e quindi ciao ciao, arrivederci. Ma impostare così le relazioni vuol dire già impostarle male, le imposti in un modo che si soffrirà tantissimo. Io la mia generazione, ma quelle più giovani, quelle che vivono questo copione, dico non importa cosa hai fatto fino a ieri, fino a un secondo fa, ma se vuoi puoi scegliere fare questa scelta, puoi scegliere di vivere nella tua realtà, vivere con Gesù, e puoi seguire quello che lui ha indicato essere il modo ordinato, sano di vivere la sessualità. Nella preghiera puoi vivere la castità, e questo andrà a custodire te, a custodire il tuo futuro, la tua futura vocazione. Ti farà solo che ordine, luce, capirai molto meglio chi sei, cosa vuole dire da te, qual è la tua strada, quali sono le persone intorno a te, quali sono le relazioni buone, quali no. Cioè sarai libera, avrai tanta più lucidità, perché ci si coinvolge tanto un discorso affettivo che fa confusione, che può diventare tossico. Invece sei libera di scegliere, sei libera di fare. Ok, ci prenderanno in giro, faranno pressioni le persone, e ti sembra di essere l'unico sulla terra. No, non è vero. E io i protestanti li guardo qualche volta su YouTube, perché loro non hanno... Ne parlano tantissimo. Qua non esiste in Italia, i cattolici ho mai sentito. Rarissimamente, perché poi sono entrati in certi ambienti e quindi... Ma questi, capito, nel web dicono queste cose. Ma loro l'hanno deciso a 13 anni, che è l'età... È giusto, perché poi di lì a pochi anni, cioè... Non possiamo aspettare a dirlo a 20 anni, cioè, voglio dire. E loro... Ma loro sono... tranquilli, felici, convinti. E io cosa posso dire? Per me, io avrei voluto che qualcuno me ne avesse parlato in modo convinto e mi avesse veramente detto: guarda, è possibile questa via, e non sei sola, e non sei l'UFO sulla terra, ma sei una che veramente sceglie il meglio, sceglie la parte migliore. Questo è, perché poi ti orienta e ti prepara alla tua vocazione, alla tua chiamata. Io sono con voi, faccio il tifo per voi, siete avete un coraggio, spaccate, altro che, siete voi veri ribelli, siete i veri trasgressivi. Infatti io mai ho fatto cose più trasgressive che da quando sono cattolica, perché è trasgressivo da morire la castità. E andiamo avanti. C'è una lista, un elenco di cose. Sono fuori dal mondo, fuori, completamente fuori. Ma queste secondo me sono le cose che spaccano. E quindi vi saluto. Ciao, ci vediamo nel prossimo video. Why is the sun a host in the sky? Why is the moon?